Si sono conclusi stamani nel carcere Bicocca di Catania gli interrogatori di garanzia davanti al GIP Anna Maggiore per Salvatore Brunetto, Rosario Russo, Pietro Carmelo Olivieri e Alfio Patanè, raggiunti mercoledì da ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito dell'operazione denominata Gota, che lo scorso gennaio ha già condotto in carcere Benito Lamotta e Giovanni Calì, tutti ritenuti affiliati al clan Brunetto, legato alla cosca catanese dei Santa Paola. Lo stesso GIP Anna Maggiore, 9 mesi addietro, aveva rigettato le 4 ordinanze, ma la procura ha presentato ricorso al riesame vincendolo. L'ultimo passaggio in Cassazione ha poi confermato quest'ultimo pronunciamento. Sono così scattate le manette, ma sull'istanza di scarcerazione chiesta dai legali di fiducia dovrà adesso pronunciarsi il giudice Alessandro Ricciardolo entro lunedì. 2 le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Giarre sfociate nelle misure cautelari. La prima si apre all'indomani del rinvenimento del corpo del fiumefreddese Salvatore Vadalà nel 2008 in un terreno di Mascali. La seconda invece nel 2012 dopo l'improvvisa scomparsa da Giarre di Giorgio Curatolo, gravitante negli ambienti della criminalità e probabile vittima di lupara bianca. Dalle inchieste non emergono elementi di prova per inchiodare i responsabili dei 2 episodi, ma vengono a galla altri particolari. Alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia si uniscono alcune intercettazioni, alcune captate in carcere tra Alfio Patanè ed il padre Sebastiano, recentemente scomparso, ed altre registrate tra la compagna di Curatolo e Giovanni Calì. Da quelle dichiarazioni si muove l'impianto accusatorio messo in piedi dalla procura di Catania, che contesta agli indagati l'associazione di stampo mafioso e a vario titolo alcuni episodi di estorsione, di detenzione, traffico di sostanze stupefacenti e di detenzione illegale di armi da sparo.